Con mister Dino Marino nel post partita di Mazzara Casteldaccia terminata 0-1, mister, parto subito da un presupposto. Avevamo detto che era decisiva, terza sconfitta consecutiva. Cosa cambia dopo questo risultato? Ma non lo so quello che cambia, io sinceramente non lo so perché avevo chiesto di fare una partita gagliarda, avevo chiesto di fare una partita, non dico perfetta, ma che dovevamo mettere cuore, anima, dovevamo mettere tutto, indipendente dal risultato, ma alla fine ho visto il peggio Mazzara da quando ci sono io, una bruttissima partita, sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Casteldaccia ha fatto la sua discreta partita senza fregare niente, ha portato a casa 3 punti meritatamente, senza se e senza ma. Noi purtroppo non siamo scesi in campo, sono molto onesto, ora siamo in una situazione molto, molto precaria, non lo so, vediamo, andiamo avanti, se, non so neanche quello che dire, diciamo, nel senso che non mi arrendo mai, però vedo che alla fine. Siamo questi, dobbiamo andare avanti con questi e alla fine tireremo le somme, è inutile nasconderci, questi siamo e questi dobbiamo andare avanti. Ecco, mister, è ammirevole il fatto che tu scegli sempre di metterci la faccia anche dopo partite del genere. Soprattutto nel primo tempo il Casteldaccia sembrava poter fare quello che voleva col Mazzara che praticamente difficilmente ha lottato anche sui palloni, sulle seconde palle, sui contrasti, maggior cattiveria degli avversari. Cosa è mancato? L'ho detto, è la cattiveria, questo è mancato. Avevo chiesto a questi qua, ai miei ragazzi, indipendentemente se tecnicamente sei più forte, se sei più bravo, in questi campionati non si vince solo con la tecnica, con la tattica, si arriva a volte con la grinta, con la voglia, con altre situazioni, dove oggi Casteldaccia arrivava sempre prima sulla palla e quindi merito a Casteldaccia che è venuto qua con quella voglia, con quel desiderio di portare a casa 3 punti, quello che ha mancato a noi. Sono molto sincero, abbiamo fatto non 3 passi indietro, 8 passi indietro. In settimana avevo parlato con la squadra, eravamo in una situazione dove tutti dovevamo vincere, ma niente, niente, niente. Sono molto deluso dai ragazzi, da me stesso, da tutti, l'ambiente. Purtroppo dire la verità fa male, ma ci meritiamo questi, siamo questi e vuol dire che magari dobbiamo andare in promozione, punto. Poi magari vinceremo a Sciacca, vinceremo con la Nice, ma non penso però. Il pallone, fino a che c'è vita, c'è speranza, ma sono molto diretto. Mister, ti vedo molto, diciamo, scoraggiato. Abbiamo sentito anche lo sfogo del portiere Giacomo Venè, che insomma, ha attribuito anche la colpa di certe prestazioni a uno stile di vita che sicuramente non è dei più sani, diciamo, in settimana. Quanto anche questo può influire poi sul Mazzara che scende in campo? Non so quello che ha detto Giacomo, però lui vive in quella situazione, in quella, chiamiamolo, foresteria, quindi sa tutte le situazioni. Però per me è sempre una giustificazione, io non parlo mai né degli assenti, né delle giustificazioni che può essere il mangiare, può essere le situazioni, cose. Oggi doveva andare in campo e dare la vita, mangiarsi gli avversari, proprio mangiarseli calcisticamente, non mangiarseli perché non siamo soggetti che ci mangiamo. Calcisticamente tu devi fare la partita, devi andare lì e combattere fino alla fine. Invece questo non c'è stato, non c'è stato e quindi abbiamo meritatamente perso. L'appunto che voglio fare, meritatamente perso, quindi non c'entra niente la partita. Il signor fenomeno di Ravenna, che è l'arbitro, mi butta fuori che io non so il perché. Ho chiesto al difensore mio, ti sei appoggiato sull'avversario. Lui viene e mi butta fuori. Cioè, se mi ammoniva già io mi incazzavo, mi ha buttato fuori. Vabbè, vuol dire che ci meritiamo anche questi, ci trattano tutti da ultimi in classifica, indipendentemente, l'ho detto e lo ripeto, meritavamo di perdere, forse con un risultato ancora più ampio, perché noi non abbiamo fatto niente, tranne quella traversa, ma 90 minuti, un tiro in porta, non esiste. Però ci sono pure altre cose che non mi stanno piacendo al di fuori del calcio. Ecco, abbiamo visto appunto il direttore di gara che un paio di minuti prima ti aveva richiamato, Sì, mi ha probabilmente. detto di stare nell'area tecnica, ma io ero sull'area tecnica quando mi ha buttato fuori. Ma avete sentito tutti, io ho detto
Sei saltato sull'uomo, cioè non ho detto chissà quale cosa, chissà, viene e mi butta fuori. Fenomeno di Ravenna, state a Ravenna. Non abbiamo bisogno, in Sicilia ci sono 2 milioni di arbitri meglio di te, 2 milioni. Ci ha ammonito tutta la nostra difesa, ogni fallo era un'ammonizione. Ogni fallo era un'ammonizione. Loro non hanno preso neanche un'ammonizione. Mi sto sfogando perché questo signore mi ha buttato fuori senza che io so il perché. La partita non c'entra niente, il Casteldaccia, ripeto, ha meritato, ha strameritato, ha fatto la partita che forse dovevamo fare noi e non l'abbiamo fatta. Loro sono stati bravi, complimenti. Però bisogna avere un po' di rispetto per questa maglia, che qualcuno forse si è dimenticato, qualcuno, e questo si chiama Mazzara Calcio, qualcuno forse se l'è dimenticato a Palermo. Quindi non hai avuto modo anche dopo la partita, anche tramite magari un dirigente, di capire il motivo per cui... Io l'ho chiesto, sono andato all'arbitro e mi ha detto stai zitto, vai fuori, stai zitto, perché sei andato fuori, ti sei messo a gridare. E io ho detto ma non è vero niente. Tra l'altro il rosso diretto. Sì, il rosso diretto. Ah, Flaccio mi ha detto mister, io sto scrivendo tutto quello che lei sta dicendo. Va bene, fai tu alla fine, comandate voi, per carità. Ecco mister, la situazione l'abbiamo detto più volte, è difficile, è drammatica, la terza sconfitta consecutiva in un filotto di 3 partite che potevano essere decisive anche per rilanciare le chance di salvezza. Io devo chiederti da cosa si riparte martedì in previsione anche di un calendario che ora si farà sicuramente più difficile. Io sinceramente abbiamo perso le 2 partite con Aspra e... l'ultima Marineo. È Marineo, scusa, mi veniva Marineo, ma lì abbiamo lottato, lì ci abbiamo creduto, abbiamo fatto la partita e più o meno abbiamo giocato. Oggi il Mazzara non è sceso in campo, non è sceso in campo. Da cosa ripartiamo martedì? Non lo so, andiamo lì martedì, ci sediamo, parliamo. Questi ragazzi devono capire che non bisogna giocare solo di finezza, non bisogna giocare solo di fioretto. Devono capire che questo è un campionato di eccellenza dove in Sicilia si gioca più con la corsa, si gioca più a fare qualche falletto di furbizia, si gioca più con le seconde palle. E invece ancora non riesco, mi do io un limite, non riesco a trasmettere quel messaggio magari che io vorrei darlo. Ecco, tra l'altro collegandomi al tuo discorso poco fa, anche questo è stato sottolineato dal portiere Giacomo Venè, venuto qua in sala stampa, le difficoltà linguistiche non semplificano anche le giocate in campo. Assolutamente sì, purtroppo la maggior parte non parla nessuno italiano, sì, ma se noi prendiamo queste giustificazioni, noi abbiamo fatto 2 partite contro Castelbuono e contro Atletico Accademia Trapani, scusatemi. Ma dove ho visto un Mazzara spumeggiando, un Mazzara che arrivava prima sulle palle, un Mazzara che giocava, cioè ho visto un altro. Quindi ci sono 2 facce. Qual è il vero Mazzara? Mi faccio la domanda. Non è che non ho visto niente, quindi non si può lavorare, si potrebbe lavorare. Oggi non lo so, vediamo dove martedì ci sediamo, parliamo e vediamo quello che si può fare. Di certo la situazione è molto drammatica. Ci meritiamo questo e siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Ti faccio per chiudere una domanda nuda e cruda: quante sono oggi le possibilità di continuare a lottare per la salvezza? Ma lottiamo perché ho visto il calendario, perché io lo sto studiando, siamo tutte e 3 a 2 punti, quindi ieri l'Aspa ha perso in casa pure e oggi il Fulgatore ha pareggiato, quindi una scenderà o forse 2 scenderanno perché c'è la distanza pure di 10 punti con la quintultima. Quindi nella sfortuna siamo ancora lì che navighiamo, ma il calendario è uguale per tutti. Il calendario dell'Aspro è uguale a quello nostro, il calendario del Fulgatore, scusami. Siamo lì, non so chi alla fine la spunterà. Per me noi siamo in mezzo a una strada, per dirla tutta, però chissà la diambennata magari a fine campionato porterà qualche sorpresa, ma non penso però. Se ci sono ci credo, se no domani mattina mi dimetto e me ne vado a casa.